E vediamo cosa stai manifestando, cosa manifesterai nella tua vita. Facciamo la scelta, quindi vai a scegliere il Buddha o la piramide o la stele, una delle tre, Buddha, piramide. O stele, Buddha, piramide o stele. Cerchiamo di capire quali sono. Allora, partiamo con il Buddha. Cosa stai manifestando? Vediamo quali saranno le novità, le cose che entreranno nella tua vita. Partiamo con il Buddha, quindi, e partiamo con, salutiamo anche Betty Kotich, gli arcani maggiori dei tarocchi. Vediamo cosa stai manifestando. Cosa stai manifestando? Quali sono le cose che capiteranno nella tua vita? Cosa stai manifestando? Allora, mescoliamo le carte, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte. Beh, direi che non è male, non è male perché abbiamo l'appeso, quindi ci saranno dei problemi che entreranno nella tua vita in questo periodo, ma alla fine, diciamo, brillerà il sole e avrai una sensazione di giustizia. Salutiamo anche la Spagna. Quindi diciamo che delle problematiche ovviamente fanno parte sempre della vita. Noi, come dire, non siamo in paradiso, ma siamo nel purgatorio, cerchiamo di non farlo diventare un inferno. E quindi cerchiamo di ottimizzare al massimo tutte le possibilità. Ricordo che i tarocchi sono utili proprio per questo, perché ci consentono di interagire nel modo corretto. Salutiamo anche Betty Kotich, Mara, la Rana, la Spagna e tutte le persone che si sono collegate. Quindi questo, salutiamo anche Green Apple, questo è un primo punto. Cerchiamo di approfondire con i tarocchi di Marsiglia, vediamo se ci danno qualche indicazione in più. Che cosa stai manifestando nella tua vita? Quali sono le cose che entreranno nella tua vita? Quali sono le cose che entreranno nella tua vita? Tagliamo e scegliamo le prime tre carte, anche qua, degli arcani maggiori e minori dei tarocchi. Arcani maggiore e minore dei tarocchi. Bene, allora nella tua vita entrerà sicuramente un cavaliere di bastoni. Il cavaliere di bastoni è, diciamo, un personaggio probabilmente un po' libertino, trasgressivo, è un cavaliere, quindi non è un re, non è uno che si vuole prendere impegni, tutto sommato, da un punto di vista sentimentale, affettivo. Se sei donna oppure se sei uomo, potresti tu interpretare il ruolo del cavaliere dei bastoni. Però diciamo che instaurerai un rapporto di coppia fondamentalmente, quindi sto cavaliere di bastoni, un po' trasgressivo, instaurerà un rapporto di coppia con te, ma non si prenderà impegni perché non è, ripeto, un re, è un cavaliere. Però diciamo che porterà anche stabilità comunque nella tua vita. Ovviamente non devi pretendere il matrimonio, ma tanto il matrimonio è una puttanata. Allora, mescoliamo anche, anzi no, vediamo prima alcune caratteristiche con i tarocchi di Lenormand, perché magari ci possono, adesso li sto usando con le sibille veramente, con le sibille di Lenormand, le sto usando un po' di più, perché comunque sono interessanti anche le sibille di Lenormand. Quindi vediamo cosa ci dicono le sibille di Lenormand, quali sono i significati. Vediamo un po'. Allora, tagliamo e scegliamo le prime tre carte, le prime tre sibille. Vediamo cosa ci dicono. Allora, abbiamo il 3, il 16 e il 34, quindi il 3,
il 16 e il 34, il 3, il 16 e il 34. Partiamo dal 3, il battello. Il battello ti dice che nella tua vita ci sarà un viaggio, nuove prospettive, un cambiamento, potrebbe manifestarsi un commercio, una ricchezza, un progresso, espansione, anche diciamo però un po' di malinconia, di nostalgia, di introspezione, quindi è comunque una persona disponibile nei tuoi confronti, può entrare nella vita. Abbiamo poi il 16, che è un'altra di quelle carte molto positive, perché sono le stelle che rappresentano un po' la fortuna, quindi diciamo che questo viaggio, questo cambiamento alla fine ti porterà comunque fortuna, perché le stelle portano fortuna. E abbiamo poi ancora, quindi tutta l'insieme del positivo, perché poi abbiamo anche il 34, che invece sono i pesci, che rappresentano anche la ricchezza. Quindi sono uscite anche due carte, quindi le cose andranno bene, diciamo, da un punto di vista economico, finanziario soprattutto. Salutiamo anche la nostra Roberta Black e vediamo quindi qualche consiglio da parte dei tarocchi Zen per questa prima stesa, che è la stesa del Buddha. Vediamo qualche consiglio per quanto riguarda i tarocchi Zen di Osho. Quindi tagliamo le carte e scegliamo le prime tre carte. Vediamo cosa ci dicono le prime tre carte. Beh, insomma, ti dicono: cerca di condividere, cerca di evitare di farti condizionare, viviti una vita tranquilla, perché non è che sei una regina, sei una persona ordinaria, quindi viviti la tua vita ordinaria che ce n'è d'avanzo, insomma. Bene, passiamo alla seconda stesa, regina o re, diciamo. Seconda stesa, che è quella della piramide. Vediamo la piramide, che cosa manifesterai nella tua vita, che cosa capiterà, che cosa succederà di importante, che cosa accadrà di importante nella tua vita. Dove ho piazzato? Ah, eccolo qua. Che cosa capiterà nella tua vita? Vediamo quindi con la piramide che cosa capiterà nella tua vita. E partiamo dai tarocchi, dagli arcani maggiori dei tarocchi. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Vediamo che ci dicono. Beh, diciamo che anche qua sono diverse dalle altre, ma tutto sommato sono positive, perché abbiamo un inizio, quindi ci sarà qualcosa di quello che tu stai pensando inizierà. Dovrai, diciamo, però fare un percorso introspettivo, ma poi, diciamo, raggiungerai in pieno, insomma, quello che desideri. Però quello che desideri lo raggiungerai se riuscirai a fare veramente un discorso introspettivo, se riuscirai veramente a fare un discorso importante, quindi dovrai concentrarti molto su te stessa, su te stesso, dentro di te, se vorrai ottenere dei risultati. Vediamo di approfondire con i tarocchi di Marsiglia, arcani maggiori e minori dei tarocchi di Marsiglia. Vediamo che ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Tagliamo le carte. Scegliamo le prime tre carte dei tarocchi di Marsiglia, vediamo che ci stanno a dire. Beh, direi che qua andiamo alla grande, perché abbiamo pensato due opposti, il diavolo e il papa. Quindi, diciamo, entreranno nella tua vita persone istituzionali e trasgressive, quindi incontrerai, diciamo così, i due opposti elementi, che potrebbero essere, che ne so, lucignolo e il grillo parlante, il papa e il diavolo. Ma non è detto che il papa sia quello buono e il diavolo quello cattivo, anzi, potrebbe essere il contrario. Però nella tua vita entreranno queste due persone, queste due situazioni, questi due fatti che in qualche modo ti porteranno comunque a sviluppare nel modo migliore tutta una serie di sentimenti. Sono interessanti queste due carte, il papa e il diavolo. Messe assieme portano veramente, diciamo che tutto è possibile, quindi farai degli incontri molto molto interessanti nella tua vita che ti porteranno
come dire, porteranno vitalità. Questo è bello, importante. Vediamo ancora cosa succede invece con le sibille di Lenormand. Vediamo che ci raccontano le sibille di Lenormand. Tagliamo, scegliamo le prime tre carte. Vediamo cosa ci raccontano le sibille di Lenormand. Allora, qui non siamo, insomma, abbiamo il 6, l'8 e l'11, quindi 6, 8 e 11. 6, 8 e 11 stanno dicendo fai attenzione però, perché il 6, diciamo che partiamo dal 6. Il 6 è una carta positiva, naturalmente, perché il 6, cioè positiva, rappresenta un'incertezza, rappresenta le nuvole, sono tutte carte di incertezza, quindi qua fai attenzione perché giostrandoti tra questi due personaggi potresti essere il terzo incomodo. Infatti l'otto è la bara, quindi la bara rappresenta comunque una sconfitta, che non è detto che ti capiti, però devi fare attenzione che non capiti. E poi abbiamo l'undici che rappresenta invece la scopa e la frusta, insoddisfazione. Quindi è come se fossi, tanto per dire un po', diciamo, salutiamo Patrizia, come per dire, non so se vi ricordate, vabbè, voi non siete neanche andati a scuola, avrete fatto la terza elementare, non scherzo, non so se vi ricordate il Manzoni, Promessi Sposi, no? Don Abbondio, quando Don Abbondio era tra l'incudine e il martello, no? E quindi diceva, sono come un vaso di coccio tra tanti vasi di ferro. E questo è un po', insomma, rischi che con questi due personaggi dovresti prendere una posizione, perché sono due personaggi altamente forti che in qualche modo possono, come dire, condizionare la tua vita, altrimenti fai la fine di Don Abbondio, dei Promessi Sposi, che voi non avrete letto sicuramente, non vi ricorderete, però Don Abbondio diceva questo, un vaso di coccio tra dei vasi di ferro. E passiamo alla stesa, passiamo alla stesa del, no, passiamo alla stesa, passiamo al, no, passiamo giusto ai consigli che provengono. Brava Gina che ha letto i Promessi Sposi, chi si ricorda la frase? Io me la ricordo la frase, io ai miei tempi si studiavano a memoria Dante Alighieri e i Promessi Sposi. Vivevi in un'epoca in cui si esercitava la memoria. Io provengo da un'epoca lontana nel tempo in cui facevano studiare a memoria degli interi canti, diciamo, interi canti della Divina Commedia e anche delle parti dei Promessi Sposi, anche delle parti dei Promessi Sposi. Però allora, nonché anche delle poesie a memoria. Oggi non fanno più studiare una mazza a memoria, perché tutto tramite Google, però poi le persone non sanno un cazzo. Allora, perché, come dire, quando poi l'intelligenza artificiale ci sostituirà totalmente, potremmo mandare in pensione il nostro cervello e quindi saremo a posto. Quindi fai attenzione alla solitudine, fai attenzione a non avere cose morali e fai attenzione a sviluppare armonia. Questi sono i consigli. Purtroppo viviamo in un'epoca degenerativa, un'epoca di degenerazione, secondo me, sia sociale, ma sia anche, come dire, una degenerazione da tutti i punti di vista, cioè non c'è un'epoca molto negativa, secondo me, dove le persone stanno sempre di più mettendo a riposo il cervello, non lo stanno più usando perché oramai, come dire, c'è l'intelligenza artificiale che sta prendendo il posto, ma prima dell'intelligenza artificiale c'è Google che sta prendendo il posto. Si è alzato il vento, qua si sta muovendo tutto. Tra un po' devo chiudere la finestra, se no, anzi, devo chiudere la finestra perché si è alzato il vento. E,
I neuroni stanno degenerando. Vediamo la terza stesa, la stesa della stele. Vediamo la stesa della stele. Ormai le persone non sanno più fare niente, non sanno più fare niente. Quando, diciamo, non sanno più fare niente e sono occupate in cose inutili, no? Sono occupate, a cosa sono occupate le persone? A pensare con quello in cui si devono identificare. Erano le poche certezze che c'erano una volta, nella maggior parte delle persone, cioè l'identità maschile o femminile, oggi viene messa in discussione, no? Per cui tutte le energie sono dedicate a capire oggi quando mi sveglio stamattina, ma con cosa mi identifico? Con una lavatrice? Beh, se devi fare i panni, identifichi con una lavatrice. Se devi togliere la polvere, identificati come un aspirapolvere, non lo so. Io dovrei imparare a identificarmi con un cuoco, perché non so cucinare un Kaiser e avrei bisogno, diciamo. Adesso provo se funziona identificarmi con un cuoco per vedere se ottengo dei risultati, se ottengo dei risultati. Bene. Tagliamo e vediamo che ci dicono gli arcani. Basta che non vi identificate con un'auto, se no vi fanno pagare il bollo. Allora, beh, qua abbiamo la papessa, abbiamo l'eremita, energia femminile, l'ambiguità, la luna, le femmine, le donne femmine sono sempre ambigue, un po' ambigue lo sono, Il maschio è molto più lineare, le femmine sono un po' ambigue. E quindi diciamo che questa energia femminile che ti sta pervadendo, salutiamo anche Laura, sta entrando insomma in qualche modo e ti sta portando forza, quindi un percorso di introspezione, quindi identificati se sei donna con l'energia femminile, se sei maschio identificati con l'energia maschile che vedrai che le cose andranno per il meglio. Tu digli il piatto che vuoi, sì. Beh, d'altra parte penso presto ci saranno anche i droni, no? Che faranno la cameriera. C'era quel vecchio film di Alberto Sordi, no? Non mi viene mai in mente il nome. Caterina, io e Caterina, no? Che si innamora del drone, si innamora del drone, dell'androide, del robot di sembianze femminili. Ma presto arriverà anche quello, Presto. Io penso che arriverà anche questo, ci saranno uomini e donne che si innamoreranno di droni, no? Io mi sono identificato con un drone e magari si identificheranno con un drone, perché la degenerazione porterà anche a quello, porterà anche a quello. La degenerazione porterà anche a quello. Oramai come razza siamo umana, siamo in via di estinzione, secondo me. Abbiamo scollinato. Allora, abbiamo il carro della vittoria, la forza e il 9 di bastoni. Quindi, diciamo che questa energia femminile, se tu avrai la forza, ti potrà portare, un drone di Rocco, esatto, ti potrà portare a raggiungere i tuoi obiettivi. Quindi identificati correttamente nella tua energia e vedrai che raggiungerai i tuoi obiettivi. Vediamo ancora qualche suggerimento da parte. Sto mangiando gli spaghetti, pure io non so cucinare. Allora, mescoliamo le sibille di Lenormand, Abbiamo la rana, che non sappiamo se si è identificata in una rana veramente, sta nello stagno. Tra le varie cose strane che ho sentito di una ragazza americana, ma ce n'è più di una, che ha denunciato i genitori perché non hanno consultato un medium per chiederle se era contenta di nascere. Questa è una notizia vera, a quanto pare, perché l'ho sentita da diverse parti. Questa ragazza, che era insoddisfatta della sua vita, ha denunciato i genitori perché lei non avrebbe voluto nascere e loro non hanno consultato, che ne so, un medium, qualcuno, penso, perché non so chi potessero chiedere,
È vero, Perotti. Non ha, quindi non gli hanno chiesto il consenso alla nascita, fondamentalmente. E beh, e questo è, oramai, siamo arrivati a tutto, siamo arrivati a tutto. Nulla, nulla sfugge. Pensate come sarà contento il giudice quando gli diranno, come sarà contento il giudice. Allora, comunque abbiamo il 7, il 22 e il 30. Allora, il 7, il 22 e il 30. Allora, il 7 rappresenta serpente, quindi attenzione alla falsità, perché potrebbe essere una delusione, una delusione che incontrerai, una persona un po' falsa. E poi abbiamo il 22 che è il sentiero, anche qua rappresenta la scelta, dovrei fare la scelta giusta. E poi però diciamo che abbiamo il giglio, quindi probabilmente riuscirai a fare la scelta giusta perché il giglio rappresenta l'armonia, l'intimità, la famiglia, ma anche la purezza fondamentalmente, la virtù. Quindi diciamo che le cose andranno per il verso giusto, dopo che però dovrai fare la scelta giusta, come è venuta anche la carta della scelta. Fossi genitore smetterei di mantenere. Sì, questa sembrerebbe che non sia felice non so se è felice di vivere o se vive una vita che non le piace, e comunque ha denunciato i genitori perché avrebbero dovuto in qualche modo, non so come, ma in qualche modo chiederle consenso della nascita, insomma, tramite un medium, penso, non so in che modo potrebbero averle chiesto il consenso, però. Diciamo che fa tutto parte della follia, no? Fa tutto parte della follia in cui ci troviamo. Salutiamo Tug. Comunque, identificatevi con un autolavaggio, così prendete acqua. Se avete caldo, identificatevi con un frigorifero oppure anche con un autolavaggio. Potreste identificarvi. Visto che avete caldo, identificatevi con un frigorifero, identificatevi con un autolavaggio, così potrete, diciamo, anzi, vi suggerisco, no? Potrete smettere di rompere i coglioni che fa caldo. Allora, vediamo quali sono. Abbiamo la ricettività e si suda perché non ti sei identificata con frigorifero. Befana, vatti a identificare con un frigorifero e vedi che fa freddo. E poi abbiamo la pigrizia, il sogno, e quindi vivi il tuo sogno, non essere pigra e cerca di essere ricettiva. Queste sono le carte che ti servono, la stesa che ti serve. Quindi dai, diciamo che tutto sommato, diciamo, senza. Beh, se ti identifichi con la Befana, puoi anche volare con la scopa, no? Befana. Cioè, Befana, tra l'altro. Se voi che siete Befana.